Buonasera e benvenuti dal Pala Birra Bro. One of those nights, una di quelle notti, come dicono all'altra parte dell'oceano, una di quelle notti dove si entra nella leggenda, un punto di non ritorno, gara 5 delle finals del Tri Basket del CSI Terni League. Una gara importantissima perché stasera si decreterà, dopo un anno di sacrifici, un anno di battaglie, chi sarà il campione, chi si porterà a casa il trofeo. Dopo una grandissima annata di pallacanestro, in campo gli AUB Breakers contro Eagles Basket, una serie che ci ha regalato veramente mille emozioni, la partenza forte dei Eagles Basket e poi le due vittorie dei Breakers. Gara 4 invece è andata ai Eagles Basket, una partita durissima che ci ha regalato però questo stupendo spettacolo di gara 5 in un'atmosfera veramente fantastica. C'è il pubblico delle grandi occasioni qui al Pala Birra Bro, come è giusto che sia, visto l'importanza della grande posta in palio. La gara 2 è iniziata, gara 5. Successo per i Breakers, ci cerca in post Bozzi, c'è il fallo di Rosatini con sui di terzetti, Gammadoni, Pullan e Bozzi da una parte rispondono, Bissani, Danieli e Rosatini dall'altra. Parte come di consueto dalla panchina Bartolocci, primo attacco dei Eagles Basket, se ne occupa Bissani, palla per Rosatini dalla punta, Rosatini ribaltallato per Bissani che si prende il tiro in azione di catch and shoot, gli esce il rimbalzo di Gammadoni, però buono l'accoppiamento per non far subito scatenare il contropiede dei Breakers da parte di difesa dei Eagles Basket. Furlan vuole iniziare aggressivo, subito la burla a mettere i primi due di gara 5. Bissani, vediamo la risposta dei Eagles Basket. Rosatini dalla punta va sotto, ottima presa in posizione di Danielli, semi cazzo morbido, pari 2, è iniziata fortissimo gara 5. Rosatini dalla punta per Danielli, palla fuori, giro palla perimetrale di Eagles Basket, se la viene a prendere in punta ancora il numero 10 Danielli, un paio di palle leggere, mettersi in ritmo, vuole attaccare, ottimo scivolamento Rosatini con spazio, se lo prende, brucia la retina Rosatini, tornano davanti con spazio. Dani a caricare i compagni, dal leader carismatico qual è, Furlan, palla per Bozzi sul lato destro, handoff per il taglio di Gammadoni, eccola la prima gemma di pelo, sedia, subisce il fallo e da lui il tiro libero supplementare, la prima giocata, la prima firma di Eli Gammadoni. Bartolocci a guidare il primo attacco da quando in campo, se la viene a prendere in punta Bissani, palleggio in mezzo alle gambe, vuole attaccare, la lascia lì per Bartolocci che attacca il recupero, si prende il tiro Bartolocci, subito in grande forma il generale. Furlan, palla per Gammadoni, ancora fuori da Furlan, si va sul lato, Gammadoni si vuole servire il post, questa è stata una variante portata da gara 4 che ha portato molti frutti per i Lombi, e ancora Furlan dal post lo porta a scuola, il cuore della burla. In angolo da Bozzi, attacca il recupero, si prende lo spazio per il tiro, gli esce corto e allora Bissani a scatenare, tozzaterismo, si prende il tiro, fa esplodere la sua panchina, primo cesto barbaro di Pietro Bissani. È rimasto solo Danielli, l'arresto, cerca lo scarico, ottimo GDB e allora Gammadoni può scatenarsi il contropiede, assorbe il contatto, 4 punti in filo di pelo. Palla bassa di Bissani che ha rischiato la palla persa, ora Bartolocci. Non ha creato nulla l'attacco di Eagles Basket, da inventare Bartolocci, grande finta, va dentro fino in fondo, là solo del generale che segna, subisce il fallo e dà lui il tiro libero supplementare. Vuole tutto il quarto di campo per giocare, bella palla GDB per Celori, lo capisce tutto Bissani che intercetta il pallone, vuole volare il ferro, scende spalla a canestro, il passo di incrocio, reverse di Bissani, gioco di prestigio sulla linea di fondo del 23. Dentro anche il secondo, importante, più Eagles Basket, 3 secondi alla fine, Furlan da centrocampo, la lascia lì, c'è più tempo, finisce qui il primo periodo di gara 5 per assegnare il campione delle Finals del Tri Basket, il punteggio è di 21-15, ma gara 5 è appena iniziata. Furlan, primo possesso del secondo periodo di gara 5 delle Finals, Gammadoni, in azione, è rientrato fresco, subito a mettere un canestro in porta. C'è lì per Danielli, ricezione difficile, sente spalla a canestro, il passo di incrocio, yes. Celori, passaggio rischioso ma molto efficace per Furlan, ancora Gammadoni, col molto spazio, in fondo con
Sabbia, 2-2 per iniziare il secondo periodo e meno 2 Breakers. Da per Troiani, l'end off nelle mani di Vissani, deve salire lui ora al proscenio con questa configurazione di Ghostbusket. Se lo prende Vissani, non si può attendere il canestro del campione. A gestire un'altra azione, palleggio in mezzo alle gambe, spalla a canestro, fuori per Troiani, non si può esimere, canestro importante del numero 12. Attenzione, Gambedoni ha sempre condotto, galleggia in aria, ancora Pelo, meno 2. Galeazzi, palleggio il numero 6, gli lascia lo spazio, si arresta, si è impostato, da Celori, vuole l'end off, vola Vissari, lotta a Bartolocci, la palla finisce dalle mani di Pelo, a gioco rotto, un canestro pesante, siamo pari 25. Sale l'incidimento del pubblico, Bartolocci, finta, passettino, il generale in un momento difficile, tutto il carisma e il cuore del numero 4. Vissani, palla per Serrani, a spazio, se lo prende Serrani, ma quello che era stato importante, il supporto inchiesto dei Ghostbusket sta dando un grandissimo contributo. Serrani blocca per l'uscita di Vissani, poi si apre, tocco, ci mette la mano Furlan, salva tutto Vissari, che povero al ferro, il reverse, ancora un miracolo del 23. Dalla Vissani rimette nelle mani di Bartolocci, si rispazia il proprio attacco, esce Serrani che riceve, vuole mettersi spalla a canestro, Serrani, tiro impossibile, morbido, bevuto dal ferro, pesantissimo canestro di Serrani. Palla per Serrani in angolo, ribattellato per Vissani, vuole giocare uno contro uno, forza il cambio con il blocco, si lotta, Vissani, passo di croce, a saltare l'avversario, la stoppata di Furlan, 4 secondi alla fine, 2, 1, palla per Furlan, se lo prende, Furlan, il buzzer beater del capitano, meno 3, finale, thriller del secondo periodo. Emozioni a non finire in questa gara 5. È un fuoco il Palabirra Bru. Sio corto, ma segue il servizio. Pilla al volo. Cosa ha messo Gambedoni? Palla per Gambedoni. Si va in post da Furlan. Ottimo giro sul perno. Ci mette una mano Vissani. Però lotta Gambedoni. La lascia lì per Furlan. Attacca il close out. Si va da Celori. Appoggia il vetro, ancora pari, pari 34. Bartolocci, il palleggio, va dentro, trova la difesa di Gambedoni, grandissimo scivolamento di Pelo, che ha recuperato un pallone pesantissimo. E ora Celori, può attaccare, spalla a canestro, al lavoro, contro Danielli, gli va vicino Gambedoni. Si prende un tiro matto, ce lo riesce, il tap out, fantastico Vissani, contropiede, Bartolocci va in solitario, appoggio, bevuto dal ferro, ancora la gara del generale. Vissani ora con tutta la calma del mondo va a portare palla di là, si lotta per la presa di posizione, Bartolocci va sotto da Danielli che si gira, caccia le vaccine, esecuzione da manuale dell'attacco dei Ghostbusket. Se viene a prendere Gambedoni, si sbarca Vissani, ancora Gambedoni sotto mano elegante, nuovo meno 4. Palla per Danielli, se la riviene a prendere Bartolocci, palleggio il numero 4, va in angolo da Vissani, si rispazia il 23. Palla per Bartolocci che ha spazio ma non vuole prendersi il tiro, allora mette palla per terra, premia il taglio, il pocket pass per Danielli, che grande momento dell'attacco di Ghostbusket. Siamo in regime di bonus, dentro il primo, importante, del generale, ora ci sono 7 punti di distanza, potrebbe essere un allungo decisivo. Fuori il secondo, vedere i liberi molto importanti per Francesco Furlan, non crema! La mano del capitano che mette il primo e riporta a meno 6 suoi. Mette anche il secondo nel momento del bisogno. Favoloso. Ora Bartolocci, possesso importante, pressione a tutto campo, Furlan
recupera anche la palla e vola al ferro, ma poi c'è importante, meno 3, tutto il cuore di Francesco Furlan che non vuole mollare mai. Fuori il primo di Bartolocci, dentro il secondo, 4 punti di distanza, 2 possessi, deve accelerare i Breakers. Furlan si prende il tiro e c'è il fallo, fallo di Pissani. E ora c'è la stessa situazione da quest'altra parte, ancora 2 tiri liberi importantissimi, stavolta nelle mani del capitano Francesco Furlan, la burla. 2 tiri liberi a 11 secondi al termine, pesantissimi. Adesso la palla pesa in modo diverso, perché la posta in palo è alta, non tema, ancora il cuore, Francesco Furlan, dentro il primo e meno 3. E ora andiamo all'altra parte, saranno 10 secondi lunghissimi, perché adesso c'è il fallo sistematico da parte dei Breakers. Ancora, stesso copione, Francesco Bartolocci, il leader carismatico di questo gruppo, in lunetta, con un pallone pesantissimo. 2 tiri liberi a disposizione del generale. Corto il primo, la reazione è tantissima, veramente ci si gioca il campionato. Dentro il secondo, ancora importante, 7 secondi, attenzione, si va sotto da Furlan, il giro sul perno, va vicinissimo al potenziale gioco da 3. Ancora Francesco Furlan, non vogliono finire le emozioni, ancora 2 tiri liberi per la burla che sta veramente trainando con tutte le proprie forze, non vuole mollare. Dentro il primo, partita eroica, come vada vada, una partita eroica di Francesco Furlan. Lungo il secondo, peccato, Missari si era a prendere il pallone, subito fallo di Furlan. Adesso si gioca veramente sui millimetri, 3 secondi, 3 punti di distanza, la vittoria è vicinissima per i Ghost Basket. Ed ora Vissani con 2 tiri liberi che potrebbero mettere la parola fine alla partita. Pietro Vissani dalla linea della carità, fuori il primo per Vissani. Il secondo, era importante metterne almeno uno, rimessa Luca, non ci arriva Furlan, la vittoria è vicinissima, banalissima palla persa, e ora si rimetterà dall'altra parte sotto il canestro degli Breakers. È stata veramente una gara 5 dalle mille emozioni, due squadre che si sono giocate la partita come tutta la serie al proprio meglio. Fallo di Furlan, finisce qui, finisce la stagione del Trip Basket, trionfano i Ghost Basket a gara 5 dopo una serie stupenda in un tribunio di pubblico fantastico. È stata un'annata bellissima, lunga, dove si è vista tantissima bella palla a canestro, non ci poteva essere epilogo migliore, perché una serie che finisce a gara 5 non ci poteva essere spettacolo più bello. Alla fine a trionfare sono i Ghost Basket, con il cuore, con le grandi giocate di Vissani, con il leader, la leadership carismatica di Francesco Bartolocci, il presidente Firmani, il Luca Ceredanielli, e onore e merito anche ai Breakers, autori di una grandissima stagione, sempre protagonisti, si sono giocati al proprio meglio anche alle serie finali, e per questo vanno fatti solo i complimenti ad un gruppo fantastico che ha onorato al meglio questo torneo e ci ha fatto vedere sempre una bellissima pagina di pallacanestro. La stagione è finita qui. La parte più importante, ora manca solo di decretare il campione del Middle. È stata una stagione fantastica, finiscono qui le finals, se la giudicano i Ghost Basket. Presidente Fausto Firmani, dopo la vittoria del campionato, raccontaci le emozioni. Chi l'avrebbe mai detto? La parola è chi l'avrebbe mai detto, perché siamo arrivati la scorsa stagione quart'ultimi, stavamo da tutt'altro lato della classifica, quest'anno eravamo quarti prima del playoff. Come dissi con Pietro all'intervista, diciamo ultima prima dei playoff, mi aspettavo il podio, però non il podio
al primo posto, magari un terzo, secondo posto. Invece abbiamo fatto vedere veramente quello che sappiamo fare, ci siamo visti, siamo diventati più amici e io ho lasciato fare tutto a loro, ho messo le vesti da presidente. Dai, presidente! Sì! Presidente! E insomma, ecco, grazie! Sono qui con Bartolocci, uno dei più grandi interpreti di questa vittoria dei Ghostbusters. Ho vinto qualcosa, mamma! Raccontaci le emozioni alla fine di gara 5. Levano ancora le gambe, è una cosa pazzesca. La squadra, te l'ho detto, sono mesi che può essere torneo. L'anno scorso eravamo arrivati settimi, quest'anno ce ne andavamo a fare benissimo. La partita poteva essere spettacolare, ma si sentiva la tensione. Abbiamo tantissimo, messo tantissimo per entrare in ritmo e fortunatamente dalla libera non ci tremano le mani. Ci siamo sempre segnato, abbiamo preso un buon distacco e loro hanno sbagliato un po' e ci hanno dato la possibilità di prendere in basso, giocare con i falli, col tempo. È stata una bella partita, vogliamo fare molto di più. Vogliamo fare però i complimenti anche a questi avversari? Loro sono stati uno spettacolo. Poi veramente giochiamo nel campionato spesso, loro ci trovano sempre. Il Bartolocci e il presidente ci hanno visto lungo comunque sulla vittoria. Sì, da sì, mesi, sì, noi avevamo visto il torneo, abbiamo vinto da mesi, Siamo contentissimi, ora vinciamo una bellissima coppetta, spero il prossimo anno vi facciamo il torneo con nuove regole, più palle, più arbitri, squadre, quanto bellissimo. Grazie mille. Pietro Vissani, che vi comunichiamo seduta stante, è il nominato MVP delle Finals. Del Tribasket riceverà anche questo premio personale. Quali sono le emozioni alla fine di questa gara 5? Beh, è stata dura. Abbiamo vinto la prima e pensavamo di aver vinto tutto. La realtà era ben diversa, abbiamo faticato molto, loro sono stati molto più squadra di noi in diverse occasioni. Poi abbiamo ritrovato l'amicizia che c'era da anni. Ci siamo messi giù e soprattutto abbiamo smesso di fare i coglioni e a giocare a basket, a cercare di vincere da signori, diciamo. E con un po' di testa e maturità abbiamo fatto. Come si è andata a creare questa chimica di squadra che abbiamo fatto? L'elegante principale è stato il presidente Fausto, che è stato veramente pazzesco. Ci ha regalato i calzini. Vorrei far notare, per far capire la persona. E ci ha radunato uno per uno dall'inizio dell'anno, me, Francesco, Emanuele, tutti quanti. E fin da subito c'era spirito di squadra, soprattutto voglia di giocare e di divertirsi. Persone come Alino, Johnny, tutti quanti, siamo stati Lucas, il dottor Troiani. Sono stati veramente un gruppo che si è divertito fino alla fine. Abbiamo perso solo un attimino la gamba e staffe per 2-3 partite, ma se no ci siamo divertiti e abbiamo giocato.